ha detto vieni qua a comunicare, l'ha già comunicato ieri sul suo profilo Facebook. E per l'ennesima volta manca di rispetto a quest'aula consiliare. Ultima frase che ha detto lei, se avessi preso decisioni diverse, le prenda ora, si dimetta che questa città ha bisogno di altro. Grazie. Vede sindaco, lei non è un responsabile, lei è il responsabile, perché lei si è comportato, a nostro avviso, con leggerezza e superficialità. Lei è il capo della protezione civile, il principale responsabile della sicurezza di una comunità di oltre 160.000 abitanti. Prenda atto di questo e valuti finalmente con responsabilità se il suo non agire abbia tenuto fede a questo fondamentale impegno. La città la attende. Ma lei non era un uomo libero nel prendere delle decisioni, perché purtroppo è dentro un sistema, e comprendo che soprattutto in questo momento lei debba tenere sulle spalle non solo le sorti dell'amministrazione locale, ma probabilmente anche di qualcosa che sta molto più sopra, e quindi lei non è libero di scegliere come persona, ma è obbligata a scegliere come rappresentante politico di un soggetto politico che deve partecipare a un teatrino nazionale. Questa è una responsabilità che lei si prende, probabilmente per le ragioni che ho detto all'inizio non cambierà niente, andremo avanti e continueremo a proseguire nel percorso di questo mandato fino al termine del 2019. Però lo sa anche lei che probabilmente, umanamente parlando, la soluzione migliore sarebbe fare un passo indietro, come le abbiamo chiesto a settembre. Faccia un passo indietro e lasci l'incarico, non potendo più giustificarne la permanenza. Crediamo che lei avrebbe dovuto fare un passo indietro, e l'abbiamo detto, l'abbiamo scritto, l'abbiamo votato. Lei ha preso una decisione di tipo diverso. Credo che quest'ultimo evento possa offrire lo spunto da parte sua per un'ulteriore riflessione. Anch'io invito a rifletterla, ma rispetto a questo episodio mi sarei aspettato, come molti altri, un passo indietro, non un persistere nella convinzione di poter fare qualcosa di diverso rispetto a quello che è già stato fatto. Quindi io francamente mi aspetto un atto di dignità da parte sua, rispetto a un'assunzione di responsabilità da parte sua.